Oh Mario, sempre in ritardo. Scusate, ho raccolto firme tutto il giorno. Allora, questa lista Tsipras? Guarda, va benissimo, un sacco di gente, niente esclusione, niente partitini. Questa volta si fa l'unità della sinistra. E poi l'austerity, siamo gli unici a dire che l'austerity ha devastato l'Europa. Abbiamo candidato un sacco di economisti in gamba, di quelli che lottano contro la precarietà, la disoccupazione, lo strapotere delle banche. Guarda, a me l'idea piaceva anche, per carità, e però non li voto. Perché non li voti? Hai visto che hanno candidato al mio collegio? Uno stronzo che guarda, ma manco te lo raccomando, già al liceo mi stava sulle palle quello. Uno che fa tutto quanto il terzo mondista. Ma chi? Quello che ti ha rubato la ragazza al G8? Puoi scegliere chi votare, ci sono un sacco di bei candidati. Ma non è questo il problema, il fatto è che bisognava fare una lista di sinistra. Ma è una lista di sinistra? No, però non c'è scritto. Bisognava scrivere bene nel simbolo sinistra. Vabbè, ma non mi pare che c'è il pericolo di confondersi, l'alternativa è il PD. E poi il simbolo è rosso, scusa! Sì, ma rosso vermiglio, non rosso sangue martiri della resistenza. E poi non c'è neanche un partigiano candidato. Io non lo voto. I partigiani hanno 90 anni, con tutto il rispetto, guarda, non... Ma poi ci vanno nel gruppo europeo della sinistra o no? Se non ci vanno, io non li voto. No, ma è il contrario! Se entrano, io non li voto! E poi non hanno candidato neanche uno della minoranza slovena. Oh. Veramente. E i gay? Noi siamo gli unici per il matrimonio paritario. No, se non c'è almeno una coppia gay candidata, non li voto. Una coppia? Slovena. Ma che slovena? Curda? E partigiana? Una coppia di gay partigiani sloveni? Curdi! Comunisti però, non socialisti. Esatto. Comunisti leninisti. E vegetariani? Ma che vegetariani? Vegani! Hai detto vegetariani, hai sentito? Amore, ma dobbiamo aspettare i nostri figli per far cambiare qualcosa. Vegani! Ma che vegani, vegani! Ci aspettiamo loro. Il futuro della sinistra dipende da te. Quanto vuoi aspettare ancora? L'altra Europa con Tsipras. E chi è che ha fatto cadere Prodi? Chi? Ma meno male che l'abbiamo fatto cadere il governo Prodi. Ma ci aspettavamo a voi vegetariani. Vai,